Buongiorno ragazze e ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi parlo piano perché dormono tutti quanti in casa. Io sono 10 minuti che mi sono alzata, vedrete anche dal viso non truccato nulla. È giusto anche così che ci conosciamo anche al naturale, no? Come dicevo, mi sono alzata da poco, ora faccio colazione. Metto a posto un pochino casa e poi vado proprio a fare un bello restyling perché oggi è una giornata molto ma molto importante per me. C'è l'inaugurazione che fa mia figlia del suo negozio, un negozio di make-up, quindi c'è un sacco di emozione, ragazze, non potete capire veramente. Sto a mille, ho dormito malissimo, ho dormito con l'agitazione, proprio col pathos. Quindi adesso colazione, un po' metto a posto casa, poi mi faccio una bella doccia, vado al restauro completo e poi ci vediamo nel corso della giornata, così vi porterò anche con me, scusate, sono gli inquilini di sopra con questi rumori molesti, e poi vi porterò con me a vedere un pochino il negozio, qualche immagine, estrapolerò qualche immagine così vedrete. Vi faccio notare il mio pigiamino delle principesse. Vedete, proprio così, molto molto casareccio. Quindi ci vediamo nel corso della giornata, a più tardi. Ah, però vi volevo far vedere una cosa. Allora, eccolo qui. Vi volevo far vedere queste ciglia finte che ho comprato ieri, che oggi in realtà dovrei mettere. Però siccome è la prima volta che le metto, le ho messe in un'altra occasione, però erano quelle mezze a metà, quindi che andavano messe solo alle estremità degli occhi. Queste sono praticamente tutte quante intere, vedete, le ho prese da acqua e sapone, forse ci impiegherò 2-3 ore per metterle, però poi vedremo i risultati. A dopo! Ragazze, con un restauro che ci voleva davvero, un restauro che è durato circa 2 ore, perché io credevo che mettere le ciglia fosse una cosa facile, ma ragazze, vi posso assicurare che è la cosa più difficile di questo mondo. Ci sono riuscita, non benissimo, perché se vedete nel dettaglio c'è qualche difettuccio, diciamo qualche, però tutto sommato, dai, questi occhi un po' da cerbiatta, ve lo faccio vedere. Ora guardate, innanzitutto mi sono truccata con la palette della Essence, quella in edizione limitata natalizia, che è quella che oh, vedete i brillantini? Ho messo il rossetto rosso della L'Oreal, quello Chocolate, che dura tutto il giorno, così sto tranquilla fino a sera. Ed ecco, il restauro è stato fatto, con un po' di voglia e di fortuna ce l'abbiamo fatta. E niente, ora vi voglio far vedere il mio outfit. Questo è il mio outfit, ho messo questo vestitino nero preso da Bonprix. Vi voglio far vedere anche nel dettaglio, vedete qui c'è tutto il collo in pizzo, vedete, molto molto carino. Intanto qui c'è il mio pallino. Eccolo qui, vestitino che va fino su al ginocchio, anzi lo mettiamo un pochino più giù con lo stivaletto leopardato, lo faccio vedere più nel dettaglio. Ecco qui il mio outfit, quindi siamo pronti ad uscire ed andare a fare l'inaugurazione del negozio. Vi porto con me, naturalmente. Thank you.
ritorno dall'inaugurazione, sono stanchissima. Tra l'altro, ho messo un paio di scarpe con un po' di tacco ai piedi che stanno veramente a pezzi. È stata una bellissima inaugurazione, una bellissima emozione, una giornata veramente ricca di tante cose. Adesso mi faccio tutta la mia night routine, mi strucco, mi metto il pigiama al calduccio perché veramente sono stanca, veramente stanca. Però prima vi volevo far vedere qualcosina che ho comperato al negozio di make-up, Eccola qui, ovviamente. ho preso questa valigetta con all'interno tanti tanti ombretti. Allora, si apre così, ve la vorrei far vedere anche se con una mano sola è un pochino difficoltoso, però ce la possiamo fare. Ma guardate, guardate che meraviglia! Veramente tanti ombretti, sia matte che shimmer. Poi qui abbiamo illuminanti, il blush, il mascara. Poi qui abbiamo lo smalto, anche con gli accessori appunto per mettere lo smalto. Abbiamo un rossetto, un bel rossetto, un bel punto di rosso ed un lip gloss. Ecco, si richiude così. Ed è veramente comodissima, soprattutto per portarla in viaggio, perché contiene all'interno tanti prodottini. Poi ho preso questo trattamento labbra, eccolo qui, non so se riuscite a vedere. Face Complex, ve lo faccio vedere dietro. Praticamente è una maschera che si fa 2 volte la settimana, mi sembra, e fa un pochino rimpolpare le labbra. Vedete qui dalle immagini prima e dopo. Adesso ora non so se diciamo l'effetto sarà proprio quello finale, sarà come questo qui che vediamo, diciamo, nella scatola. Però è una cosa che volevo provare da tempo. Vediamo un po', magari quando la proverò ve la faccio vedere e vediamo un po' come funziona. Poi che altro ho preso? Vediamo. È proprio un mignolo perché ho preso le cosette. Allora, peschiamo, peschiamo. Ho preso questo ombrettino che si può mettere anche come illuminante della Luna Cosmetics, che sono i prodotti, diciamo, che ha in negozio mia figlia. E si può mettere sia come illuminante sia come ombretto. Questo per l'arcata sopraccigliare è veramente bello perché è molto ma molto luminoso ed è questo colorino qui bianco. Poi ho preso questi glitter che sono sia per gli occhi che per tutto il corpo. Io l'ho presi, diciamo, in questa colorazione brillantini multicolor. Sono bianchi come colore di fondo ed eccoli qui, questi vanno messi sia sugli occhi che sul corpo e danno un effetto proprio scintillante. Poi vediamo che altro c'è. Ah, ho preso questa tinta labbra in questo color, secondo me è un magenta, un color magenta. È una tinta labbra matte. Vediamo quando la proverò, poi vi faccio sapere magari se è resistente oppure no. Poi che altro ho preso? Ah, poi ho preso questo ombrettino qui, sempre della Luna Cosmetics, su rosa. Vedete, è un bel colore, perché questo sfumandolo è anche perché ho fatto degli swatches in negozio e ho visto che a parte sono molto scriventi e poi sono anche poco polverosi. Per cui, insomma, li dobbiamo vedere all'opera, questo sì. Poi ho preso questo burro di cacao che è praticamente al profumazione di zucchero filato. Mamma mia, quando si apre questo rossettino qui, questo burro di cacao è una cosa meravigliosa, un profumo veramente caramellato, buono, buono, buono. E questo da portare sempre in borsetta, soprattutto nel periodo invernale, quando le labbra si screpolano.
che altro ho preso? Nemmeno me lo ricordo che altro ho preso. Ah, poi ho preso questi glitter, no, questi più che glitter, praticamente un pigmento ed è dorato, vedete? Questo da mettere proprio su tutta la palpebra mobile è un incanto, deve essere uno scintillio. E questi erano tutti i prodotti che ho preso al negozio di mia figlia oggi. Bene, spero che questo video, mini video, vi abbia tenuto compagnia. Vi ho portate con me, vi ho fatto vedere la mia giornata. Oggi è stata una giornata molto, ma molto impegnativa. Vedete Pallino che tenta di salire sul letto. È venuto anche lui oggi all'inaugurazione, molto stanco. Eccolo lì, vedete come fa come i canguri, salta. E niente, io vi rimando al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi al canale cliccando anche la campanellina, seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!